Chi sono i fascisti? Che cosa sono? Benito Mussolini, loro ideatore, ritiene l'interrogativo ozioso. Ah, sì, certo, sono qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito, un antipartito. Ecco, i fascisti sono un antipartito, fanno dell'antipolitica. Benissimo, ma poi la ricerca dell'identità si deve fermare qui. L'importante è essere qualcosa che permetta di evitare gli impacci della coerenza, la zavorra dei principi, le teorie e la conseguente paralisi. Benito Mussolini le lascia volentieri ai socialisti. Cesare Rossi ha ragione nella diagnosi. I fasci non hanno un'idea del futuro, non sanno dove sboccare. Ma Cesarino sbaglia la prognosi. Questo deficit sarà la loro salvezza, non la loro condanna. Bisogna prendere la realtà a grandi linee. Beh, in fondo, ogni vita valeva un'altra vita, ogni sangue un altro sangue. I fascisti non vogliono riscrivere il libro della realtà, vogliono solo il loro posto nel mondo. E lo avranno. Non c'è più né sinistra né destra, si devono soltanto alimentare certi stati d'animo che affiorano in questo crepuscolo della guerra, nient'altro, tutto qui. Il programma di Sansepolcro, soltanto un pezzo di carta, un'imbarazzante premessa. Ci hanno infilato parecchie richieste sconvolgenti, ma poi loro sono i fasci di combattimento e il loro vero programma è interamente racchiuso nella parola combattimento. Loro possono e debbono perciò permettersi il lusso di essere reazionari e rivoluzionari secondo le circostanze. Loro non promettono niente e manterranno la promessa. In questo caso sono le parole di Mussolini, le stesse parole che lui usava, ci tengo a sottolinearlo per gli spettatori. Quando sentite Mussolini che dice di se stesso, della propria creatura politica nel 1919, noi siamo un antipartito, noi siamo l'antipolitica, non pensiate che sono parole che io, Antonio Scurati, e il presente prestano a Mussolini, sono parole che inventò e creò Mussolini 100 anni fa e che in qualche misura, con tutti i debiti distinguo, riecheggiano ancora nel presente. Il fascismo di Sansepolcro, quello della fondazione, è sempre stato diverso dal fascismo regime. L'operazione certo più importante del suo libro, Scurati, è aver scoperto l'attualità di questo fascismo che era un po' in secondo piano rispetto alla retorica del ventennio. Questo fascismo è molto moderno e molto attuale oggi. Sì, certo, aver raccontato il fascismo delle origini e della lotta per la conquista del potere ci restituisce un'immagine anche del suo leader, del suo fondatore, di Benito Mussolini, molto diversa da quella che si è poi depositata, sedimentata, diciamo così, nell'immaginario collettivo. Pensiamo a Mussolini, pensiamo di solito al Mussolini degli anni 30, al Mussolini già detentore di un potere quasi assoluto, che dal balcone di Palazzo Venezia teorizza, pontifica su quello che dovrà essere l'italiano nuovo. Lui usava questa espressione: io voglio risagomare gli italiani, perché non li amava molto così come erano. Il Mussolini che ha una dottrina, che ha un'ideologia del fascismo, ma se invece noi andiamo a riscoprire il Mussolini delle origini, quello del 19, 20, 21, scopriamo sorprendentemente quello che io definirei un uomo cavo, cioè un politico la cui dirompente novità consiste in realtà nel non avere idee, nel non avere ideali, nel non avere lealtà, fedeltà, vincoli ideologici di nessun tipo, ma di riuscire ad essere il prototipo modellato di un nuovo tipo di leader che dominerà il secolo successivo, ma non solo in Italia, e che noi solo così approssimativamente possiamo definire populista, che è capace nell'era della politica delle masse di guidare le masse non precedendole verso degli ideali, degli obiettivi, dei fini strategici
lontani e alti che lui vede che le masse non vedono, ma è capace invece di guidarle seguendole, standogli un passo indietro. Lui diceva di sé orgogliosamente: io sono l'uomo del dopo, cioè fiutando con un fiuto da animale, e questa era anche questa è una definizione che lui dava di se stesso, gli umori anche più bassi, più atrabiliari, più neri delle masse, e alimentarli, soffiare su quel fuoco che brucia in basso, che brucia non, diciamo così, nella parte alta dell'intelletto, delle virtù, ma più nella parte bassa, dove si spende il grosso della vita, nelle paure, nei risentimenti, nei timori. Ha 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 ha